Allora, ragazzi, se in un futuro prossimo non dovessimo più vedere Checo Perez a bordo di una RB20, è con grande probabilità una scelta che è stata presa oggi, qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. È incredibile pensare e leggere online che in questo preciso momento Checo Perez sta perdendo il confronto in qualifica con Logan Sargeant. È assurdo, non riesca a dare un minimo di aiuto alla Red Bull, che in questo weekend c'è. Non è male, è stata sfortunata per le condizioni crollate a picco e quindi McLaren ne approfitta, condizioni favorevoli a loro, ma con 20 gradi in più la Red Bull era la macchina da battere. È clamoroso pensare che ad ogni sessione di prove libere Checo Perez è in difficoltà. Mi stai facendo simulazione passo gara con le hard? Va bene, ma poi mi fai un time attack e devi essere secondo, non puoi essere nono, decimo e in questo caso sedicesimo, sperando tra l'altro di non avere danni. Magari arrivi a domani che devi sostituire qualche componente, buonanotte, parti di nuovo dietro a tutto, che poi tra ventesimo e sedicesimo cambia poco. Situazione in casa Red Bull paradossale. E tra l'altro poi, Yuki, facci vedere cosa sai fare, la lanci. Si poteva evitare di forzare in curva 5 e di distruggere la macchina. Impatto violentissimo, esce illeso, ma così tra Perez e Tsunoda si è regalato il posto in Red Bull a Ricciardo. O perché no, magari dare direttamente il posto a Liam Lawson. Ma magari fanno una follia addirittura ad Arvin Lindblad. Però non può essere una scelta. Cioè, Checo Perez è lo stesso che nel 2020 a Sakhir mi vinceva da ultimo. Yuki Tsunoda, quest'anno, progressione incredibile. Cioè, dovevi scegliere proprio questo gran premio per mandarla a muro. Ricciardo poi, furbo, bravo, fortunato, incuno, però si piazza primo proprio quando Checo Perez la lancia. Cioè, timing bellissimo. Però pensare che Checo Perez non riesca ad aiutare questa Red Bull in questo weekend dove la RB20 non è la macchina sfavorita per la vittoria. Sono stati sfortunati per le temperature, ma non vedo una Red Bull tanto distante da McLaren. C'è la battaglia tra prima e seconda forza, probabilmente la McLaren, però c'è quantomeno una battaglia tra prima e seconda forza. Che fai? La lanci. E sono questi risultati ad aprire tantissimo la lotta al costruttori. Ormai McLaren è lì, sta recuperando e probabilmente recupererà. Però la Ferrari, piazzandosi quarta e sesta con Carlos Sainz e Charles Leclerc, tra l'altro weekend incredibile da parte di Carlos Sainz finora, rende ancora tutto in gioco. Ed è qui però che mi ricollego alla Ferrari, perché questo quarto e sesto posto non è male. Non è male se pensi alla classifica costruttori. Certo, c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, qui ti aspettavi un qualcosa di meglio. Sono totalmente d'accordo. Onestamente è un po' triste vedere questa Ferrari che ancora fatica a trovare il setup, ancora fatica nel gestire il posteriore. L'abbiamo visto in particolare con Leclerc, in curva 4 la lancia nell'FP2, lì è un momento di sconforto per tutti, anche se rimanevano le prove libere e se ne è fatta una narrazione troppo grande. Sainz opta per un setup un po' meno aggressivo, perde nei tratti rettilinei rispetto a Charles Leclerc, ma non è una vettura che gestisce malissimo le gomme, per quanto il passo gara delle FP2, quindi con temperature molto alte, non è al pari di McLaren e Red Bull. Se la gioca con Mercedes che ha altri problemi, forse opposti rispetto alla Ferrari, però con Russell che mi parte 17esimo e unica punta Lewis Hamilton, Ferrari ha l'obbligo di portare a casa punti e Ferrari ha l'obbligo di mangiare qualcosina sulla Red Bull, cercare di limitare i danni su McLaren, cercare di mangiare qualcosa su Mercedes. C'è questa doppia faccia della medaglia che da un lato mi fa dire ok, non è andata male, ma ok, non sta andando troppo bene. Sull'Hungaroring è difficile superare, i passi valgono ma fino a un certo punto, e dunque va bene questa quarta e questa sesta posizione, a patto che rimanga così o si tenti di fare anche meglio con un quarto e un quinto posto. Molto difficile pensare a un terzo posto, soprattutto perché il passo della Red Bull non tanto a livelli dei tempi ma di usura gomme non era per nulla male, anzi sotto questo aspetto sono i migliori. La più grande occasione ovviamente ce l'hanno i due McLaren che mi partono in prima fila, e dunque facciamo un attimo un recap perché sono partito a gamba tesa con la questione Perez e magari ci siamo persi qualcosa. La pole position è di Lando Norris, secondo Oscar Piastri è soli 22 millesimi di distacco, poi c'è Max Verstappen che già accusa un distacco più importante di 2 decimi, quarto Carlos Sainz che per tutto il weekend devo dire è stato molto convincente sia sul passo gara ma anche proprio sul mostrarsi competitivo al giro secco, non a caso si piazza davanti a Charles Leclerc che forse ha perso un po' più di fiducia quando l'ha lanciata in curva 4 nell'FP2, anche se devo dire a livello di setup mi sembrava più concreto proprio Carlos Sainz. Quinto Lewis Hamilton, sotto contento perché George Russell, che è più veloce sia di passo ma anche proprio in qualifica, o almeno sarebbe stato più veloce in qualifica, parte dietro. Errore nella gestione del carburante, errore nel pensare di rimanere dentro, cosa che non accade. Costretto dunque al comeback. Sesto Charles Leclerc, che se avessi davanti a me gli direi: figlio mio, non rischiare, non conviene quest'anno, non conviene. I Carlos Sainz ti aiutano di più in questi contesti e non vorrei che si perdessero altri punti dopo Barcellona, dopo Silverstone e dopo Spagna.
Vorrei dirgli ottimizziamo, vorrei dirgli ritrova la fiducia in te stesso perché in teoria sei più veloce di Carlos Sainz. Carlos Sainz ha altre qualità che sono la costanza, che sono la gestione, che sono la ricerca del setup, tante altre belle cose che sono utili a Ferrari, ma anche Charles Leclerc è utile alla Ferrari e l'abbiamo visto durante questi anni. Quest'anno più di qualsiasi altra stagione ci vuole una pazienza immensa, ma è cavolo che dopo Spa, dopo la pausa estiva, la Ferrari torna competitiva ed è proprio la Haas che ce l'ha dimostrato ed è Mercedes che ce l'ha dimostrato. È un discorso che ho già affrontato nell'ultimo video, se ve lo siete persi magari recuperatevelo. Settimo Fernando Alonso, ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo e decimo Yuki Tsunoda. Su Aston Martin vengono portati tanti aggiornamenti, con la qualifica non si è andati male, ma aspettiamo la gara di domani perché le sensazioni anche qui sono molto contrastanti, un po' come con Red Bull e un po' tanto con la Ferrari. Con Ferrari l'abbiamo visto particolarmente, il retrotreno non sta fermo, soprattutto in uscita. E al giro buono di Charles Leclerc magari lì hai lasciato un decimo e potevi piazzarti davanti a Lewis Hamilton. Se le temperature dovessero rimanere così, Mercedes è anche abbastanza fortunata, perché sono quelle condizioni dove con scarso grip loro vanno forte, ma conta di più sulla gomma, e solo sulla gomma la Mercedes parte molto forte all'inizio per poi accusare un grande grado. Ferrari difficoltà nel mettere in temperatura le gomme, ma una volta raggiunta la temperatura ottimale è quella che gestisce meglio gli pneumatici, dopo ovviamente Red Bull e McLaren. Per questo dico che un quarto e un quinto posto in queste condizioni, per quanto non possa piacere a qualcuno, è il risultato perfetto, è il risultato migliore che si può ottenere. Se esce fuori un terzo e un quinto posto si porta a casa e si festeggia, però non è impossibile piazzarsi sopra Mercedes, magari un undercut o delle scelte sbagliate che stanno condizionando tanto le gare, si può fare. Se avete visto la gara di Formula 2 avrete notato che il drop della gomma quando c'è è veramente importante, e lo sappiamo a nostre spese, quindi vediamo. Spero di parlare col post GP di domani di una gara bella, anche perché fa un caldo incredibile in questo preciso momento, ci sono 36 gradi dove sto io, e per non farvi soffrire neanche il ventilatore ho acceso questa volta. E dunque vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche, like tattico, commento, aiuta con l'algoritmo, lo sapete meglio di me, questo YouTube è diverso ed è una cosa molto triste. Seguitemi sui social, mi raccomando, trovate tutto quanto in descrizione. Io vi saluto da Tonio, era tutto, passo e chiudo.